Erika Rivolta, senatrice, ha 6 minuti. Grazie Presidente. Innanzitutto i doverosi ringraziamenti a tutti i membri del Governo che hanno seguito il provvedimento e permettetemi in particolare al sottosegretario Sartore, che è sempre stata Presidente facendo la spola con il MEF, e ai relatori che hanno seguito il provvedimento. Certo, è stato detto già da altri, sembra un po' anacronistico lavorare su un decreto che è superato nei fatti, dagli eventi, ma questi 2 anni c'è stata un'accelerazione di eventi che hanno sconvolto il normale andamento della vita delle famiglie, delle imprese, dello Stato, dei comuni. I rischi, e occorre quindi andare veloce, cercare di intervenire con provvedimenti puntuali, con una celerità, proprio per evitare che il sistema salti. L'inflazione, abbiamo visto come ha cominciato a crescere dopo anni di livelli costanti, ma il rischio è quello che all'inflazione si aggiunga anche la stagnazione, che è il peggiore delle condizioni economiche. Ma veniamo a quanto contenuto nel sostegni ter e soprattutto gli emendamenti che hanno migliorato il provvedimento. Innanzitutto si è dato seguito a quanto già fatto in legge di bilancio per l'assunzione, dove era stata prevista l'assunzione di forze di polizia e di altre categorie, attraverso lo scorrimento, con un emendamento che prevede lo scorrimento delle graduatorie degli allievi agenti di polizia. Evidentemente da molte parti c'è la richiesta di aumentare il numero della presenza delle forze di polizia, vuoi per la sicurezza delle città, per l'emergenza Covid, per l'ingresso di nuovi dei profughi ucraini e di mille cose. Evidentemente poi bisogna anche assumerle queste persone. Ma anche bene l'approvazione di diversi emendamenti che riguardano il settore turistico. Ricordiamo, il turismo rappresenta il nostro petrolio, perché è la nostra ricchezza davvero, e quindi bene sia dei fondi sui bus turistici per le guide turistiche a fondo perduto, ma anche all'esonero del versamento dei contributi presidenziali riservato ai tour operator e alle agenzie di viaggio. E ancora la rottamazione ter era uno degli argomenti sui quali la Lega ha sempre insistito, perché in caso di assenza di un intervento avrebbe causato il default di tantissimi artigiani e commercianti. Si parla di 600.000 persone, quindi è una cosa assolutamente positiva. Ma poi c'è stato anche la proroga a termini per l'approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato 2021 in materia di rendicontazione del servizio sanitario regionale, quindi un aiuto alle regioni. C'è stato poi un episodio durante la trattazione che riguarda i contratti di somministrazione. Due emendamenti di Forza Italia e della Lega, proprio su questo argomento, che avevano avuto i pareri favorevoli sia del Ministero competente del Lavoro sia del MEF, hanno visto una proposta di proroga solo di 3 mesi, quando invece l'emendamento prevedeva di togliere questo termine del 30 settembre, che è stata votata da tutta la Commissione, ad eccezione del gruppo Lega, che ha votato in modo contrario. Perché pensiamo che in questo momento di grande crisi del lavoro occorra difenderlo il lavoro e non facilitare licenziamenti. Ricordo che sono a rischio 110.000
posti di lavoro e recentemente sono stati licenziati 450 interinali da Poste. E allora io chiedo, e questo è quello che purtroppo è successo ed è incomprensibile, ma voglio ancora ricordare quello che non è stato fatto brevemente, Presidente. C'era un emendamento del collega Arrigoni circa la qualificazione delle imprese. Era un emendamento non oneroso, importantissimo, che ci hanno chiesto tutte le categorie del settore edile, che avrebbe permesso di escludere tutte quelle imprese che sono nate come funghi senza personale. Cioè, quindi quella zona grigia nella quale poteva risiedere anche l'aspetto truffaldino. Ecco, questo emendamento non è stato portato a termine, come anche altri. E questo è stato un errore enorme, perché se lo attendevano tutti. Perché avrebbe premiato gli imprenditori seri, che con fatica continuano a stare in piedi e a dare lavoro per davvero. Quindi, ma anche ancora degli emendamenti come quello del collega Briziarielli, che prevedeva misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale, piuttosto che quello della senatrice Cantù sull'attività libero professionale e personale sanitario. Non esiste che con un lavoro così importante che è stato fatto, nonostante tutti i limiti di tempo, della fretta anche della situazione, come dicevo prima, anacronistica, non esiste che non si riesca a portare a termine l'iter di alcuni emendamenti assolutamente buoni, positivi. Grazie. Perché non arrivano fisicamente all'ultimo secondo gli emendamenti. Su questa cosa dovremo intervenire in modo approfondito. Bene. Non è accettabile. La ringrazio.